Ragazzi e ragazze, benvenuti, benvenuti in questo nuovo episodio di Pro Cycling Manager 2023. Qui alle mie spalle c'è il campione, c'è la leggenda, no, non è la leggenda, ma c'è il grande Franz Kaiser, che ha avuto l'iniezione di, potremmo definirla, fiducia, che gli avete dato anche voi con i commenti all'ultimo video per quanto riguarda la stagione numero 7. Siamo arrivati alla stagione, ragazzi, che sarà la stagione delle classiche monumento. Noi avremo un obiettivo e uno soltanto: provare a vincerle tutte, quantomeno a vincere quelle che rimangono. Ne rimangono tre, quindi la maggior parte da poter portare a casa, ma già ne contiamo tre, due Milano Sanremo e una Liegi nel nostro palmarès. Prima di continuare, ragazzi, come al solito, il richiamo iniziale di lasciare un bel like a questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati su ogni video. Siamo pronti ad affrontare quella che è una stagione importante. In questo episodio, ragazzi, non vedremo corse, quindi abbiamo avuto lo scorso episodio, ho fatto passare qualche giorno per farvi commentare un po', mi sono preso io la decisione e due idee. Ho pianificato quello che sarà il calendario del nostro Franz e oggi andremo a vedere e a capire cosa vedremo del nostro Franz Kaiser in questa stagione numero 7, che se tutto va bene potrebbe effettivamente, ragazzi, anche essere l'ultima per il nostro Franz. Le statistiche le vedete qui, ve le ho lasciate a video da qualche secondo, quasi un paio di minuti da quando è iniziato il video, quindi abbiamo sicuramente una collina che è andata 82, che è diventata rossa con un livello in più. Pavé, ragazzi, alcuni di voi mi hanno detto 80, altri di lasciare 78, ho fatto una via di mezzo, ho fatto 79, nell'eventualità, nella possibilità di poter fare un livello e a portarlo, diciamo, manualmente a 80 con il livello che faremo in Pavé, quindi bene, e magari portare anche... magari salire anche pianura, andrà a 79, non sarebbe male, però secondo me è un valore giusto perché noi ci siamo allenati per questo e più di una volta siamo stati penalizzati dal sistema di gioco, ma abbiamo già fatto questo discorso e non intendo riaffrontarlo nuovamente per non tediarvi oltre. Questo è quanto e questo è il calendario, l'allenamento non l'ho ancora sistemato, iniziale, le corse del Kaiser. Allora, spesso e volentieri qui ci buttavamo due o tre corse a tappe, il Tour Down Under, uno o entrambi, il Giro dell'Andalusia e quella della Comunità Valenciana e una tra la Tirreno Adriatica o la Parigi-Nizza. Ho eliminato quasi tutto, praticamente il Franz arriverà alla prima monumento, quindi alla Milano-Sanremo, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 giorni di corsa. Io credo che sia buono. La Milano-Sanremo è effettivamente la monumento più facile, sicuramente quella più facile nel gioco. Sappiamo dove attaccare, non cambia praticamente mai, l'attacco sarà sempre sul poggio. Ho anche sistemato i gregari, quindi spero vivamente che il gioco tenga conto di quello che io gli ho detto, se no veramente è inutile, però dovrebbe essere quella più fattibile. Ho lasciato, e avete ancora tempo di dare effettivamente il vostro contributo al calendario del Kaiser, perché vorrei che questa sia una stagione il quanto più interattiva possibile tra me e voi, ragazzi, perché mi voglio rendere partecipe più possibile di questa carriera, assolutamente. Io credo che noi siamo abbastanza messi bene. Le strade bianche, ragazzi, mi vedrò costretto a toglierla per il noto bug, lo lascio nell'eventualità di riuscirla a correre, la correremo, ma credo che dovrò come al solito fare la simulazione della strada bianca e glielo farò correre, diciamo, al nostro Franz senza essere io direttamente a correre, quindi incrociamo le dita, magari ci va anche di fortuna che riusciamo a portarcela a casa a livello proprio simulandolo e basta, quindi la lascerei. Quindi io, dopo la Milano-Sanremo, arrivo un po' al dubbio, non voglio riempirmi di classiche, non voglio fare la Bouche de Pan, le Transaxo Classic, la Grand Bewegem e il Piccolo Fiandra, non voglio farle tutte e quattro e ne ho scelta una sola.
ho scelto di saltare la Classic Push the Pan perché, come vedete, è un piattume totale. Ho scelto di saltare la Gambe Wegem, nonostante una Gambe Wegem non sarebbe una brutta cosa da portare a casa, ma credo che con tutti questi venti sarà un casino, è inutile. E il piccolo Fiandre, perché nonostante ci facciamo un giretto in quelle che sono le strade del Fiandre, non è esattamente il Fiandre, quindi c'è un arrivo abbastanza parificato. Spesso e volentieri si arriva in volata di gruppo, e anche se abbiamo portato sprint non a 75 ma a 73, mi sembra più corretto, abbiamo un'accelerazione molto alta, andiamo a compensare queste piccole differenze. Assolutamente non ho voluto farla. Le tre Saxo Classics non è che cambia molto rispetto al resto, ma ne volevo fare almeno una. Liberi di dirmi nei commenti di cambiare, abbiamo 412 punti, possiamo fare quello che vogliamo, ragazzi. Io credo di lasciare così. Se eventualmente mi dite no, guarda, aggiungi il piccolo Fiandre, no guarda, fai solo quello o fai solo la Gambe Wegem, discutiamole. Questo io vi aspetto sotto nei commenti, ragazzi. Questo è il momento giusto per fare questo tipo di ragionamenti. Quindi dopo la Milano Sanremo ovviamente entriamo in quello che è il regno delle classiche monumento, del trittico dell'Ardenne, insomma tutto ciò che riguarda le classiche del nord. Lasciate perdere il Giro d'Italia, io mi sono fermato fino alla Liegi, dopo non sono andato oltre, non prendetelo in considerazione il Giro d'Italia, lo devo ancora ragionare un attimo, ci mancherebbe, vediamo. Noi per adesso siamo focalizzati fino alla Liegi, e quindi io ho lasciato libertà totale al nostro Franz di riposarsi e di essere pronto unicamente per le monumento. Faremo in sequenza Fiandre, Roubaix e Liegi. Ho un solo intermezzo, un unico intermezzo, perché sennò ci sarebbe stata una settimana totalmente vuota, che è la seconda corsa del Trittico delle Ardenne, che è la Freccia Vallone. Preferita l'Amstel Gold Race, perché secondo me qui c'è la possibilità sul Mordui, se non ricordo male è la Freccia Vallone che arriva al Mordui, non l'Amstel Gold Race. Qui c'è effettivamente la possibilità di avere un arrivo tagliato a puntino per il nostro Franz, con la possibilità di avere almeno due gregari di lusso da poter gestire, se il gioco ce li lascia ovviamente. Quindi top, io direi che li lasciamo così, secondo me va più che bene, assolutamente più che bene, senza fare anche l'Amstel Gold Race. Per me è inutile fare anche l'Amstel Gold Race fin tanto di arrivare alla Liegi Baston Liegi, classica monumento che abbiamo vinto l'anno scorso, che mi piacerebbe ripercorrere. Io sinceramente non aggiungerei nient'altro, non aggiungerei la Volta Limburg, la Shield de Prix che meno, e neanche la De Brabantse P, la Fresh Barbanson. Non farei nulla e lascerei tutto così com'è, più che altro perché alcune volte già negli scorsi episodi, nelle scorse stagioni, mi avevate detto non fare troppe corse tra una cosa e l'altra, se no potrebbe arrivare stanco. Il livello di recupero non è male, l'abbiamo portato fino a 73 con l'ultimo aggiornamento fatto adesso, quindi secondo me ci dovremmo essere. Dovrebbe riuscire a gestire anche eventualmente l'inserimento di un Amstel Gold Race, fa niente, lo togliamo dall'equazione, lascio solo la Freccia Vallone, almeno farmi una settimana intera di non allenamento, e quindi top. L'altra cosa che andremo a fare, quindi sotto nei commenti ragazzi ditemi se la pensate in maniera diversa, abbiamo tempo, non inizierò subito, e soprattutto quelle corse avremo tempo di modificare il calendario anche in corsa fino a un certo punto. L'altra modifica riguarda le opzioni, perché abbiamo detto che la forma la forma giornaliera prevista, scusatemi, la dobbiamo twerkare, ovvero la dobbiamo sistemare in maniera tale che non vada troppo in là. Noi non possiamo mettere più di un più 2 con la forma, quindi dobbiamo impedire al gioco che anche tutti gli altri possano andare oltre. È chiaro che questo ci toglierà
completamente dall'equazione il più 5, è chiaro, però credo che sia corretto, che sia più corretto andare a mettere la possibilità di impedire a tutti gli altri di andare oltre, perché la CPU può avere una forma prevista di gara più 5, il che falsifica ovviamente, rende iniqua la situazione, in quanto noi possiamo arrivare solo a più 2, quindi lo abbasso a più 3. Poi per quanto riguarda la variabilità della forma giornaliera e l'abilitazione, se mettendo questo flag abilitiamo il discorso sotto, che se no va a togliersi, perché quando l'opzione è attivata ci possono essere leggere variazioni tra la forma giornaliera prevista che viene visualizzata e la forma calcolata. Disattivare l'opzione permette di avere una forma calcolata che è identica a quella prevista. Cosa vuol dire? Noi potremmo togliere dall'equazione la possibilità di avere, di vedere un più 2 nella classica riepilogo pre-gara e avere un meno 2 quando ci troviamo in gara, ok? C'è la variabilità e la variabilità è data da questo range, ok? Ma quindi io direi di lasciarlo per lasciare comunque un po' di pepe di possibilità, perché ci sta, perché nel ciclismo uno si può allenare, può essere super tirato con la dieta, con l'allenamento al top, te svegli che stai male, che non ti senti bene, vai in bici e hai brutte sensazioni, hai una forma negativa, nonostante ti sei allenato perfettamente. Capita. Poi il gioco è un po' cattivo nei nostri confronti, ma lo lasciamo così. E il coefficiente bonus gara lo abbasserei a 1.5. Cosa vuol dire? Quel coefficiente bonus gara che non ho mai toccato in tutti i post di manager che ho giocato, se non in questo, più che altro per capire cosa facesse, è assurdo non ci sia un valore, una spiegazione, scusatemi. Quel coefficiente di bonus gara aumenta i bonus alle statistiche che si hanno in base alla forma giornaliera, quindi più è alto questo valore, mettiamo per 5, più sono alte le variazioni di statistiche se noi andiamo in gara abbiamo un più 2. Normalmente quando abbiamo un più 1 o un più 2 abbiamo poche variazioni, con più 1 tante volte, spesso e volentieri abbiamo 2-3 variazioni di un punto statistica, veramente poco. Così l'avremmo moltiplicato per 5, quindi avremmo una disparità, cioè uno sta un po' bene, va a cannone. Io lo porterei a 1,5 per rendere effettive queste modifiche, per andare a contrastare ulteriormente il problema della forma, perché ripeto, gli anni scorsi potevamo tranquillamente dire io metto l'obiettivo e voglio arrivare all'obiettivo con la forma, col picco di forma e vaffanbrodo, e io ho picco di forma e ho il più 5, che poi può trasformarsi anche in 1-0, però difficile, e questo è venuto meno, quindi diminuiamo il bonus di coefficiente di gara, che mi sembra che per uno lo mettiamo per 1,5, l'abbiamo avuto per 2,5 per circa una stagione e mezza, non di più, l'inizio non era così, non avevo toccato, e la forma giornaliera prevista lo abbassiamo a un più meno 3, non vedremo più i più 5 e i meno 5, vedremo i meno 3 che comunque fanno male. Salviamo le modifiche in maniera da non dimenticarci. L'ultima cosa che andiamo a vedere è l'allenamento. Dobbiamo fare un discorso molto importante qui, molto importante. Viene un po' da ridere, in realtà non c'è niente da ridere. Vi spiego. Allora, la forma traguardo A e la forma traguardo B è molto molto chiaro, cosa c'è scritto. Servono almeno 8 settimane per posizionare un altro traguardo di tipo A quando ne mettiamo già uno. Quello c'è scritto sopra la mia testa, e idem per il traguardo B. Questo vuol dire che noi arriveremo con una forma, questo valore che noi non vediamo qui, ma vediamo qua a destra, lo vedete qui a destra, c'è scritto forma sotto i valori, in questo momento 82%, questo inserimento del picco di forma, magari, che ne so, qui per la Milano-Sanremo, aiuta a far arrivare più avanti il nostro Franz.
innesca come forma, innesca purtroppo una brutta cosa, o meglio, c'è un lato positivo e uno negativo. Quello negativo, se non l'auto aumenta, da un lato aumenta la forma, che è molto importante, dall'altro va a toccare direttamente la forma giornaliera prevista, che almeno in quella settimana sarà più 2. Quel più 2 impedisce di fatto di poter utilizzare il perk che noi abbiamo già abilitato da un bel po', la forza di volontà. Ne abbiamo 6 di bonus per stagione, cioè noi abbiamo 6 possibilità, 6 tentativi in cui noi possiamo dire letteralmente al gioco, anche se ho una forma negativa, una forma prevista a meno 1, di forzarla a farla diventare sicuramente più 3. In questo momento sarebbe anche il massimo possibile. Poi non so se modificando la forma giornaliera prevista vada a toccare anche quella cosa, non lo so. Però noi andando a mettere questa situazione qui, noi andiamo a toglierci dalla possibilità di utilizzare la forma, il bonus, che ora ho già dimenticato come si chiama, che è forza di volontà. È assurdo, è per me totalmente inutile. La stagione scorsa abbiamo però visto che in un paio di occasioni è stato succoso poter andare in corsa con un più 3. C'è dall'altra parte l'altro lato della medaglia, che è quello di arrivare con una forma non perfetta. Quindi io lascerei così questo primo obiettivo. Quindi la forma, la settimana in cui devo andare al top per quanto riguarda la Milano-Sanremo. Il problema è che poi rimarrebbe fuori la Liegi, perché guardate cosa succede. Un casino. Non posso. Così esplode, non ho proprio modo. Io dovrei spostare questo qui e magari aggiungere una o due settimane qui. Cosa vuol dire? Che noi la Milano-Sanremo arriveremo non con questa grande forma e faremo una, due, tre settimane intere, che non è poco, con la forma cannone. Potremmo anche magari togliere di mezzo e lasciarne solo due, così, per arrivare ad avere la forma top solo alla Liegi. Capite che c'è un casino totale. Gli anni scorsi, fino all'anno scorso, io potevo mettere come obiettivo la Milano-Sanremo o addirittura la Parigi-Roubaix. Io sapevo che poi avevo tre settimane, una volta che raggiungevo il picco di forma, quindi lo mettevo alla Parigi-Roubaix, io avevo le corse aiutavano ad aumentare la barra, se vi ricordate, del picco di forma, funzionalità che è ancora tuttora presente nella sezione, nella modalità manager. Quando noi prendiamo in mano tutta la squadra, possiamo scegliere l'obiettivo dei vari ciclisti e vediamo quel valore che aumenta. E qui avremmo potuto fare questa cosa mettendo magari l'obiettivo alla Parigi-Roubaix. Saremmo arrivati non proprio super in forma alla Milano-Sanremo, ma non era un grande problema. Però avremmo avuto sicuramente, o magari metterlo al Fiandre, avremmo avuto Fiandre, Roubaix e Liegi al picco di forma, al più 5. Poi magari era più 3, magari era più 2, ma saremmo arrivati a cannone. Noi lo mettavamo, se vi ricordate, con Pipin e Scalapassi a metà dei grandi giri, perché all'inizio andava bene, poi quando doveva entrare in picco di forma era la seconda metà del Giro d'Italia, del Tour de France o della Vuelta, quando arrivavano le montagne. Qua non si può più fare, qua è un casino, qua è una merda, ve lo dico, mi spiace, uso un termine, una terminologia un po' dura, però spero tornino sui loro passi, perché è un casino, non si capisce niente, letteralmente niente. Io lascerei tutto così, ovvero con due settimane di picco di forma, in maniera tale da arrivare alla Liegi Bastogne a cannone, oppure potremmo fare così. Seguitemi nel ragionamento. Il gioco valorizza la forma prevista rispetto alla settimana prima. Quindi quando noi arriviamo, per esempio, alla Parigi-Roubaix, lui, la forma, il pallino qui, vedete, noi siamo in questo momento sul pallino bianco, lo vedete lì sulla sinistra, ha la forma calcolata all'82%. Se noi avessimo qui domani la Parigi-Roubaix, la forma è all'82%, non è all'83%, all'85%, dopo aver completato una settimana di allenamento. Quindi noi potremmo anche rischiare di tenere la Liegi-Bastogne
nella settimana di riposo, o eventualmente piazzare qua una settimana in più, se proprio ci fa schifo la situazione, potremmo fare così, in maniera tale da poter avere quantomeno la liegi dentro. Perché ragazzi, così noi dovremmo fare una sorta di operazione per cui andiamo a mettere una cosa del genere, che è pura follia. Cioè, spostare le 3 settimane di picco di forma prima per avere almeno la Parigi-Roubaix e forse la Liegi al top. Tenete conto che dopo 2 settimane la forma diminuisce, perché non si riesce a tenerla al top per tutto quel tempo. Un'altra cosa che su Pro Cycling Manager fino agli anni scorsi non era così. E ringrazio il cielo che in questo Pro Cycling Manager io ho scelto un ciclista non di corse a tappe, perché avrei perso la testa e avrei perso anche dei giri, dei tour, per colpa di sta roba che non ho ancora ben capito come diavolo funzioni. Però potremmo fare o questa operazione o toglierne una e lasciare semplicemente come abbiamo fatto prima 1 e 1-2, in maniera tale da arrivare con la Parigi-Roubaix e il più 2. E qua non avremmo il più 2, però potremmo utilizzare eventualmente qui nella Liegi la forma prevista, la forza di volontà, quel boost automatico che possiamo dare almeno 6 volte per la stagione. La cosa fondamentale è che la cosa bella sarebbe apportare una modifica del gioco e metterglielo apposta noi, per dire al gioco: guarda che il nostro ciclista si è allenato a cannone per queste 4 corse qui, quindi utilizza il bonus in automatico, aumentando la possibilità, non dandomi una conferma al 100%, ma alzando la possibilità a 60%, 65% di avere una forma positiva, e una possibilità che invece che essere al 2% la alzi al 10% di avere una forma top, no? Una cosa del genere. Io credo che possa funzionare così, ma in questo caso non funziona così. Io ho provato a fare stagioni intere, come simulazioni, come prove, mettendo niente. La forma aumenta, chiaramente, e va sempre oltre. Non si ferma qua. Piano piano prosegue. E così, in questa situazione di calendario, posso utilizzare in qualsiasi momento il perk più uno, la forza di volontà, l'abilità forza di volontà. E lo posso fare, e l'ho provato e funziona. Noi non dobbiamo ancora fare un livello, quindi in realtà sarebbe anche comodo allenarci bene per poter arrivare a fare il livello e maxare, perché mi sembra che a livello 37 si maxi tutto e non dobbiamo più pensarci. Però rimango sempre col dubbio di dover fare una situazione di comunque allenamento per prevedere una forma traguardo che arrivi tra il 95 e il 100%, che ci permetterebbe di avere il top delle possibilità del nostro Franz. È un autentico casino, ragazzi. Io lascio la situazione non così, ma così come l'avevo immaginata prima, con la settimana di riposo durante la Liegi, ok? La Liegi la rischiamo, e lascerei comunque in forma che va verso un almeno 90% per la Milano-Sanremo e la Ronde, quindi Fiandre e la Parigi-Roubaix al top. Incrociate le dita, ragazzi, incrociatele per me, perché secondo me è un casino. Sarebbe carino avere la possibilità di, invece che metterci un riposo, metterci una forma qui arancione o gialla, riportarla al 90% per fare un riposo, no? Una sorta di hai il picco di forma, hai il momento in cui la forma ancora la riesci a tenere, poi va in riposo. Ho veramente il dubbio che sia stata gestita veramente col culo questa cosa. Carino il discorso dell'allenamento, ma da rivedere chiaramente pesantemente anche questo. Questo è veramente da buttare per quanto mi riguarda. Io tanto vi dovevo, quindi avete visto la pianificazione, avete visto le migliorie. Vi faccio vedere come ultima cosa le richieste ai gregari. Questi sono i gregari che andremo ad avere durante le corse. Ho chiesto sia per le strade bianche che per almeno Sanremo, e almeno 2, quindi ho diciamo scelto come compagni Esman, Benoît, Foss e Laporte.
con il plus di prendere Van Hooydonk alla Parigi-Roubaix, perché mi serve col pavé a 76, Benoît a 78, la Porte 79, che è il livello del nostro Franz in questo momento. Quindi in teoria dovremmo riuscire a utilizzarlo. A livello di roster, ragazzi, abbiamo davanti solamente Thomas Gloag, che è montagna, Jay Hindley, che è un po' più tuttofare, mi spaventa un po' la possibilità che ci possa essere anche lui, ovviamente ci sarà sicuramente anche lui alla Liegi. Jasper Philipsen, chiaramente più per la Parigi-Roubaix, perché poi ci siamo noi, letteralmente subito dopo, quindi top, secondo me top, vedendo anche altri compagni di squadra, secondo me dovremmo riuscire a gestircela in maniera ottimale, oserei dire. Non volevo partire con un valore di forma troppo basso, secondo me l'82 va più che bene. Io correrò per i cavoli miei Tour Down Under e Vuelta Andalusia, vediamo come funziona, cosa funziona, cosa succede alle strade bianche, ma credo che dovrò simulare. Noi ragazzi alla peggio ci vedremo alla Milano Sanremo. Fatemi sapere il prima possibile, quindi commentate subito questo video per dire se avete un'idea diversa per quanto riguarda allenamento, per quanto riguarda pianificazione del calendario, se avete voi delle esperienze per quanto riguarda l'allenamento e i traguardi, forma traguardi, se potete darmi dei consigli. Io sono arrivato a più di 250 ore di gioco e sono ancora qua a domandarmi cosa diavolo devo fare, quindi non è proprio il top, perché non ho esperienzato cose molto diverse tra di loro, quindi vabbè. Detto questo, ragazzi, non vi tedio oltre, il video fin troppo lungo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per le belle parole che mi avete che avete elargito nei miei confronti negli ultimi video. Grazie veramente tanto, grazie per il supporto continuativo e veramente indefesso, oserei dire, uso questo termine molto aulico, indefesso. Noi ci vediamo nei prossimi episodi, Franz vi aspetta, ragazzi, questa è la stagione delle classiche, andrà a finire che le perderemo tutte, perché lo so che andremo a finire che le perderemo tutte, ma noi proveremo a fare quello che credo nessuno nella storia del ciclismo, forse uno, non ricordo ora, è mai riuscito a fare, cioè vincere tutte nei monumento presenti in calendario, perché sì. Perché abbiamo portato, se vi ricordate, avete visto Montagna 75. E quest'anno, per esempio, a ottobre, la classica delle foglie morte, come è valorizzata? Media montagna. Un circuito molto interessante, media montagna era già alto di valore nostro. Il Lombardia le porte. Il Lombardia è possibile. In Lombardia, ragazzi, è possibile. Poi dovremmo rivedere tutto il discorso della Vuelta, chiaramente. Ci proviamo ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete idee e quant'altro, io vi aspetto nei prossimi episodi, nella sezione dei commenti e nei prossimi episodi. Un abbraccio e un bacione, e non so più fare le outro, non riesco più a fare delle outro decenti, quindi mi limiterò a dire un ciao a tutti ragazzi, alla prossima.